Vediamo, vediamo se abbiamo abbastanza pazienza o se registreremo questo video a puntate. Con questo straccetto sembra un po' Linus con la sua copertina. Sì, per il make-up, prima che mi chiediate, ho usato gli stessi prodotti del video precedente in maniera un po' diversa e la fascia è di Zig Zag. Vi metto il contatto Instagram. Allora, prodotti finiti. Ogni tanto faccio cioè io faccio questa raccolta di prodotti che finisco e poi ogni tanto, una volta ogni 2 mesi, super giù, vi faccio un video aggiornamento prodotti finiti. Cercherò come sempre di non tirarla troppo per le lunghe. Tutto dipende anche da Pupetto quanta voglia ha di intrattenersi con lo straccetto. Allora, Equilibra Carbon Gel Dentifricio Purificante. Questo mi è piaciuto, mi piace in realtà tutta la linea carbone di Equilibra, soprattutto la saponetta che ha queste piccole particelle sfolianti. La maschera viso è fighissima, mi ero trovata bene anche se non sbaglio con lo shampoo. Il dentifricio mi è piaciuto perché a me piacciono i dentifrici che non siano troppo 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 forti, quindi un gusto mentolato non eccessivamente forte, anche per i colluttori ho un po' la stessa necessità. Urca Gel Mask, impacco idratante rinforzante con spirulina, cipolla, ortica, luppolo, semi di lino, miele, catira e fieno greco di parentesi bio. Ho altre 2 confezioni di questo prodotto che io uso per lo styling, lo adoro, ve l'ho già detto in tutte le salse, usato insieme a Spirulì, la crema Spirulì, mi piace tantissimo, quindi per me è assolutamente promosso. Lo uso anche per allungare la tinta quando preparo la tinta, lo usavo per allungare l'henné, insomma è un prodotto che ai miei capelli piace tantissimo. Solito deodorante, a sto giro ne abbiamo solo uno strano, strano, Neutro Roberts Invisible, antimacchie senza alcol. Sapete che io sono fissata con i deodoranti e ne utilizzo sempre due o tre insieme. In realtà li compro in offerta, devo dirvi la verità, a parte il Rock, che è Ops, quello roll che prendo in farmacia, poi per il resto compro. Ciao, raggio di sole! Ciao! Poi compro spesso i deodoranti, quelli antimacchia che trovo in offerta, quindi non ho delle super preferenze al di là di quello della farmacia. Caraclean, allora, in realtà dovrei avere anche la crema da qualche parte, il barattolino della crema, no? L'ho perso. In realtà ho finito, forse ve l'ho fatto vedere nello scorso video prodotti finiti, non mi ricordo. Comunque ho finito sia la crema viso che il cleansing milk anti-pollution, il latte detergente. Sto invece ancora utilizzando il tonico che non l'ho ancora finito. Mi era piaciuto molto questo latte detergente, ci struccavo il viso utilizzando un pannetto, una spugnetta, un dischetto di quelli rilavabili. Buon potere struccante, idratante, buon profumo, mi era piaciuto. Ai tempi avevo un codice sconto, non penso che sia ancora valido, però 10.000 influencer, blogger parlano di questi prodotti Hello Body, quindi se siete curiose sicuramente trovate un codice sconto attivo. Mousse detergente struccante di Giada, Makeup Remover e Cleansing Mousse, l'ho utilizzato fino alla fine. Non posso dire di non essermici trovata bene, ma non è il mio prodotto preferito di Giada. Preferisco ad esempio l'acqua micellare, sempre della linea pulizia, detersione del viso, perché questa mousse, sebbene appunto l'abbia utilizzata fino alla fine, quindi non mi abbia creato nessun problema, devo dire che ho utilizzato delle mousse un po' più cremose, un po' più idratanti rispetto a questa, che rimane invece un po' più schiumosa, passatemi i termini. Quindi, se dovete prendere dei prodotti Giada e vi incuriosisce anche questa, assolutamente non è bocciata. Però ci sono altre mousse che preferisco. Comunque, questo è il prodotto. Poi, prodotti baby li metto tutti insieme in fondo. Allora, c'è un prodotto corpo finito. Sono molto pigra in questa fase della mia vita rispetto ai prodotti corpo, ma anche rispetto già solo alla crema idratante. La metto sì e no 2 volte alla settimana, devo dirvi la verità. Ogni tanto, però, se riesco, almeno 1 volta alla settimana mi faccio un fango. Ho finito questo che era aperto da un po', questo fango termale cellulite di Equilibra. Non è il fango che preferisco. Preferisco Veralab, estetista cinica, onestamente. Preferisco Geomar,
sapete che io di Equilibra provo e uso, ho promosso tantissime cose, questo fango termale non è tra i miei preferiti, nel senso che quando sciacquo altri fanghi sento le gambe più leggere. Quindi per me è un ni, non è un no, è un ni, senza infamia e senza lode. Questo è un prodotto molto... Ciao! Ciao patatino, ma che bravo che sei! Questo è una, sempre di Giada, una BB Mask, è un prodotto molto particolare. Io non ho visto altri brand che facciano questo tipo di BB cream. È una, a parte che ne ho, ne avevo anche un'altra. Avevo quella primer, no, forse non l'ho ancora provata quella primer trucco. Sto prendendo colpi. Allora, BB Mask Soft Focus Effect Brightening and Smoothing Face Sheet Mask. Questa è la light, o anche quella più scura. Praticamente, ve la leggo questa. Maschera viso in cellulosa con ingredienti dall'effetto illuminante levigante, imbibita con una BB cream dalla colorazione medio chiara e arricchita con attivi idratanti, nutrienti e utili per minimizzare le imperfezioni e uniformare l'incarnato. Cioè, voi questa la utilizzate come una BB cream normale, infatti dà un tempo di posa di 5-10 minuti. Quando però poi la togliete, oltre al potere idratante, ha anche questo lieve effetto che vi dà colore. Avevo forse girato, ora che ci penso, dei piccoli video quando avevo utilizzato questa BB cream, adesso Diego è in ve li metto. fase pisolino profondo, quindi approfittiamo di questi minuti di quiete per provare questa BB Mask Soft Focus Effect Brightening Smoothing Face Sheet Mask, che dovrebbe anche dare un po' di colore. Sto provando quella Light. Si chiama Light, vero? Sì, Light Skin. Da Hannibal Lecter, immagino che dopo questi 10-15 minuti di posa poi rimanga sulla pelle un siero colorato da far assorbire, da massaggiare, credo. Ci aggiorniamo tra 10-15 minuti. Diego si è svegliato, ma sono scaduti 15 minuti, quindi tempo di massaggiare il siero rimasto sul viso, nel viso, e vediamo un po' cosa succede. Uno si è svegliato da una lunga ninna di 2 ore. Comunque, l'effetto sul viso non so se si veda, però c'è, nel senso che è proprio come se avessi messo una leggerissima crema colorata. Quindi sì, funziona. Adesso devo solo farlo assorbire per capire un po' se rimane l'effetto idratante, però quello colorato io lo vedo personalmente. Forte, un'idea originale. Andiamo a farci il lattuccio. Pian piano che si asciuga praticamente, è come se avessi preso un po' di sole, come se avessi fatto una lievissima lampada. Devo dire, veramente un'idea originale. Ok, appena riesco proseguo anche con il resto del trucco. Tu devi dire qualcosa? Sbadigli? Oh no, 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 aiuto. Ok, quindi come avete potuto vedere, in effetti colora, cioè proprio particolare questo prodotto. Mi è piaciuto un sacco perché magari, che ne so, dovete uscire una sera, vi volete fare una maschera prima di prepararvi, questa vi dà anche già un po' di colore. Quindi se non siete abituati a utilizzare fondotinta particolarmente coprenti, ma magari solo delle creme colorate, questo ce l'ha già dentro. Fighissimo, mi era piaciuto un sacco. Prodotti viso. Abbiamo altre 2 cose di Giada. Beh, Giada mi manda un sacco di cose, quindi uso un sacco di cose. Della linea La Vitamina C ho finito e utilizzato fino all'ultima goccia lo scrub e la maschera viso illuminanti. Scrub viso effetto illuminante, maschera viso effetto illuminante. Con queste 2 bustine ho fatto 5 applicazioni, quindi assolutamente mi piace l'idea della confezione riutilizzabile. Non è una monodose, ma non è nemmeno una mascherona che se non vi piace dovete utilizzare per una vita o che magari fate scadere, eccetera, eccetera. Mi è piaciuta tantissimo, mi sono piaciuta tantissimo sia lo scrub, ma soprattutto la maschera, perché lo scrub, sì, ok, fa la sua scrubbaturina, ma la maschera dà veramente un bell'effetto illuminante. Ci sono altri prodotti della linea della vitamina C che però non ho ancora provato, sono ancora sigillati, quindi non vi posso parlare né delle creme né del detergente, non so ancora. Altri 2 prodotti che avevo in ballo da un bel po' e che ho finito sono l'Intensive Antiox Concentrate di Eterea. Vediamo se riesco a leggervelo.
modo d'uso da utilizzarsi da solo in associazione al proprio trattamento di bellezza. È consigliabile anche l'utilizzo al di sotto della protezione solare, applicare su viso, collo e décolleté la giusta quantità di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento. Allora io questo siero antioxi lo utilizzo dalla scorsa estate, quindi mi è durato tantissimo. Io tutti i prodotti eterei a viso li trovo molto buoni, tranne uno che non ho ancora ben capito, quello che è tipo tonico, ma sapete che io con i tonici ho un brutto rapporto. Però tipo la maschera, quella enzimatica, è stupenda, insomma, un buon siero, l'ho utilizzato tutto. Questo invece è un prodotto che mi sento di promuovere in maniera particolare ed è l'olio multiuso Face Body Hair della linea Rose Imperial di Natura Siberica. Io questo olio lo tenevo lì, su quella mensola, la vedete lassù, tutte le sere in cui magari per un motivo o per un altro mi addormentavo, mi veniva sonno, non avevo voglia di mettermi crema e contorno occhi, eccetera, eccetera, una pusciata di quest'olio e lo utilizzavo sul viso, sul décolleté, sulle braccia, in fondo ai capelli se magari il giorno dopo li dovevo lavare. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato infatti fino all'ultima goccia. Tra l'altro una cosa che faccio con questi prodotti, con quasi tutti i prodotti, sia gli oli che le creme, quando mi rendo conto che li ho aperti da troppo tempo, li uso anche per il corpo. Quindi magari mi ci massaggio anche, oltre al décolleté, la pancia, le gambe, ma proprio quando è in addirittura d'arrivo, se ce l'ho aperto da troppo, lo uso anche per il corpo. Passiamo ai prodotti baby, così finiamo. Ho finito il primo detergente di Diego, che è l'Equilibra Baby, detergente mani viso, antilacrima, delicata, eccetera, eccetera, eccetera. Io questo sapone in questi 3 mesi l'ho utilizzato per tutto. Capelli, cambio pannolino, mani, piedi, bagnetto, l'ho messo ovunque. L'ho utilizzato per lavarmi io le mani qualche volta. Assolutamente promosso, non ci ha mai creato problemi. Non gliel'ho mai fatto andare negli occhi, eh. Esatto, devo dire la verità, quindi non so se bruci o non bruci, però io l'ho utilizzato non per mani e viso, ma per tutto quanto. Infatti quando uso questo sapone mi viene in mente subito anche il cambio pannolino di Diego, perché l'ho utilizzato anche per quello, senza nessun problema. Piccola parentesi per le salviette. Sapete che in questa fase si usano parecchie salviette. Io non sono una fanatica delle salviette perché uso molto acqua e sapone. Però fra tutte quelle che ho provato, vi posso dire che queste Fria grosse, questa è una cosa strana, eh? Ora questa ve la racconto. Le Fria Baby, oddio, non lo so, Baby Sensation, azione anti-arrossamento, queste mi piacevano come salviette, ma quando ne tiravo fuori una, le venivano sempre fuori due o tre, e quindi poi le dovevo rificcare dentro, e questa cosa mi dava fastidio. Però mi piaceva molto il fatto che fossero ben imbevute. Invece quelle di Equilibra venivano fuori una per volta, ma mi sembravano un po' asciuttine, cioè non riesco a, non lo so, non sono abbastanza imbevute di prodotto. Le mie preferite sono quindi le Fria Baby Sensation anti-arrossamento, ma ce la posso fare. In confezione piccola, cioè queste qua sono imbevute perfettamente e ne vengono fuori una alla volta, e ho finito, cuore mio, le Babylino Sensitive con camomilla. Io di Babylino ho provato sia i pannolini che le salviette, per me i pannolini sono una sufficienza come voto, invece le salviette mi piacciono un sacco, infatti ne avevo prese una marea perché avevo trovato un'offerta sul sito, e meno male perché le sto mi piacciono molto. Quindi per ora le mie salviette preferite sono Fria Baby Sensation in confezione piccola e Babylino Sensitive con camomilla. Sto anche utilizzando, non so se sono con camomilla quelle che ho in bagno adesso, le vedremo al prossimo video. Comunque, video prodotti finito. Vi volevo anticipare che il prossimo sarà un video che non pensavo che avrei mai fatto, ma che invece mi stanno richiedendo diverse persone, ed è quello su cosa è veramente necessario per l'arrivo di un bebè per non stare a spendere troppi soldi. Nel senso che vi dico solo che le mie amiche, una mia amica Francesca, mi ha detto che sono tirchia. In realtà non penso di essere tirchia, però nemmeno farmi prendere in giro troppo, mettiamola così. Quindi so che è un video che non interesserà tutte, ma tanto il titolo è ben chiaro, se non vi interessa non lo guardate.
E va bene così. Ok, abbiamo finito, ho parlato più del previsto, andiamo a preparare il pranzo e a prendere un po' in braccio questo sbavuscetto e la sua copertina di Linus. Noi ci vediamo al prossimo video, buona giornata a tutti!